Ciao a tutti amici di Apple Magazine. Oggi vi parliamo di un action game dal titolo Godfire Rise of Medius, sviluppato da Vivid Games. Il 19 giugno sarà disponibile per dispositivi iOS e entro la fine dell'anno dovrebbe approdare anche sul Play Store. Il gioco trae libera ispirazione dalla mitologia greca, come si può intuire dal nome. Prometeo combatte gli dei per poter ottenere da loro una scintilla divina da poter donare alle creature che ha formato dal fango, gli uomini. Per ottenere questa scintilla dovrà scontrarsi con schiere di mostri tenebrosi e affrontare un'avventura piena di pericoli. Prendiamo il comando del nostro eroe subito dopo un combattimento, quello che state vedendo nel filmato introduttivo, che lo ha portato a schiantarsi al suolo insieme al suo avversario. Da qui, conquistare la scintilla sarà solamente una nostra responsabilità. Abbiamo saltato il filmato introduttivo perché è troppo lungo e perché poi avrete modo di godervelo in prima persona quando otterrete il gioco. Passiamo direttamente alla schermata principale e da qui possiamo passare direttamente alle opzioni in cui abbiamo la possibilità di modificare gli effetti sonori e la musica e altri piccoli dettagli che generalmente fanno parte della grafica. Poi possiamo vedere le statistiche della nostra avventura e possiamo anche avere accesso ad una piccola guida rapida. In basso a destra abbiamo altre opzioni. Le prime due ci portano a degli obiettivi per sapere se li abbiamo raggiunti o meno. L'ultima invece ci conduce all'armeria. Qui possiamo aumentare le caratteristiche fisiche del nostro eroe, oppure possiamo acquistare nuove spade, per esempio, di cui possiamo vedere l'anteprima nel modello. Possiamo acquistare nuove armature e altri oggetti speciali. Questo gioco ha lo shop al suo interno e da qui tramite euro possiamo acquistare monete, articoli oppure dare un'occhiata alle offerte speciali. Torniamo alla pagina principale e vediamo come funziona il gioco vero e proprio. Io riprendo la parte finale dell'atto secondo al quale sono arrivato e mi devo scontrare con il boss di fine livello. I comandi sono abbastanza semplici. In basso a sinistra, ora vedrete, c'è il joypad virtuale che ci permette di spostarci sul terreno, come vedete qui. In caso di combattimento appaiono nuovi pulsanti. Adesso entro nel raggio d'azione del boss e ve li faccio vedere. Appunto, allora, accanto al joypad virtuale compare un tasto col simbolo dello scudo che serve per parare i colpi che vengono sferrati. In questo caso il protagonista alza le spade e para i colpi che gli vengono inferti dal boss. Questo è molto forte, quindi conviene in realtà schivarlo il più possibile. Poi, in basso a destra invece c'è il primo tasto, quello più in basso, che consente di sferrare colpi più leggeri, mentre quello più in alto serve a dare dei colpi più potenti. Vediamo se riusciamo a colpirlo. E andiamo indietro. Allora, come vedete, in caso di combattimento il joypad permette di fare queste capriole per schivare i colpi e muoversi agilmente. Quando abbiamo la possibilità di muoverci normalmente, invece, quello ci permetterà di camminare o correre per affrontare i nemici oppure scappare da loro. O più generalmente, insomma, per proseguire nel corso dell'avventura. Allora, il combattimento è stato abbastanza lungo, l'ho tagliato, questo però è il finale. Allora, ho appena finito l'atto 2 e devo dire che i combattimenti con i mostri generici sono abbastanza semplici. Quelli con i boss sono un po' più complessi perché bisogna lavorare un po' di più sullo schivare gli assalti del nemico. Questo è l'inizio dell'atto 3. Vediamo come ci si muove quando l'avventura non è incentrata sul combattimento. Lo spostamento avviene tramite il joypad, come vi dicevo prima, oppure anche con un semplice tap, con un punto e clicca.
Insomma, io mi trovo bene col punto e clicca quando devo muovermi sul terreno aperto, però ognuno di voi poi è liberissimo di impostare il gioco come preferisce. A volte, come vedete qui a destra, compare un simbolo in più che ci consente di utilizzare oggetti oppure di interagire con alcune strutture o con gli avversari. A questo punto il resto lascio scoprirlo a voi. E cosa vi posso dire? Questo è un action game che non si discosta tantissimo da quelli che già sono presenti sul Play Store. Devo ammettere che è fatto molto bene, la grafica è molto bella, spero che abbiate potuto apprezzarla tramite la videocamera. L'unico difetto è che ogni tanto nelle animazioni oppure nei video c'è qualche lag di troppo, qualche scatto di troppo. Io sto provando questo gioco su iPad 2 e per questa video recensione è tutto, ci rivediamo alla prossima.